Ci sono i nostalgici, anche in economia, e sognano un'Italia post-Ottocento, dove il Meridione era protagonista, con le sue idee, le sue maestranze, gli imprenditori. Ma quei tempi certo non torneranno. Il passare, appunto, del tempo, le guerre, le migrazioni, l'economia globale ha cambiato tutto. Con gli alti e i bassi, con i mercanti che stentano a riprendersi da una crisi profonda come quella dei nostri giorni, dove la domanda è troppo debole per rilanciare produzione ed occupazione. Io mi accontenterei dell'economia ante 2008, che era un'economia che tutto sommato ancora faceva vedere qualche numero positivo. In realtà la situazione è cambiata radicalmente. In questi 8 anni le aziende, però molte aziende, hanno saputo difendersi, hanno saputo riqualificarsi e riposizionarsi sui mercati e oggi è chiaro che attendono nuove sfide, ma l'economia non è più quella di una volta e sbaglieremmo se pensassimo a confrontare i dati di 10 anni fa con quelli di oggi. Bisogna guardare avanti. Poi c'è il PIL, un termine con cui abbiamo dovuto familiarizzare. Se ne parla ovunque ed è il riferimento reale, il prodotto interno lordo, che detta i tempi della ripresa anche del paese Italia, con i governi vecchi e nuovi che cercano di trovare le soluzioni adatte per farlo innalzare. L'aumento o la diminuzione del PIL, nostro malgrado, non dipende soltanto dal nostro paese, purtroppo. Se guardiamo gli ultimi anni, vediamo come cresciamo, ma cresciamo poco. E questo è inserito molte, spesse volte, in dinamiche di contesto europeo o internazionale. Ci sono tante aziende che avevano nazioni dove esportavano, oggi ci sono le guerre. Aziende che importavano da paesi, oggi ci sono azioni di dumping. C'è una situazione abbastanza complessa. Le dinamiche interne sono note. Abbiamo un debito pubblico molto alto, che è la vera zavorra che noi portiamo, ma ci sono provvedimenti che io giudico positivi, come quelli che nel 2017 dovremo vedere e appunto stiamo guardando con attenzione la finanziaria. Per il rifinanziamento del bonus occupazione per il Mezzogiorno, i fondi che ci sono sul credito d'imposta incrementati grazie anche al patto con la Regione Campania, cioè ci sono una serie di misure per le aziende. Il discorso è dov'è la domanda? Perché se non c'è domanda, mi puoi anche regalare il beneficio al 100% del dipendente, ma non sappiamo che cosa fare. Bisogna rimettere in moto la domanda. L'appello è quello di mettere mano a quel cosiddetto, Berlusconi lo chiamava piano casa, Renzi lo chiama sempre qualcosa legato alla casa per dire che c'è bisogno di ristrutturare e di cercare di far riprendere il mondo dell'edilizia. Da lì si riparte, vediamo quali sono i provvedimenti seri in campo.